cari amici sportivi, benvenuti dallo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo per la 14ª giornata di campionato del girone A di Eccellenza Sicilia. Si affrontano SC Mazarese contro Nuova Città di Gela. Leggiamo subito le formazioni, iniziando dagli ospiti allenati da mister Andrea Pensabene. Scendono in campo per il Gela con maglia gialla, calzoni neri, vedete, attacca dalla sinistra verso destra, Di Martino, Tolodeo, Piazza, Messina, Rechichi, Angelo, Wally, Valenti, Turrisi, Abate, Tomaino e Pardo. A disposizione Divara, Caiola, Marino, Montagno, Abeca, Federico Rechichi e Tomasi, Strabone e Campanaro. Per la Mazarese, allenata da mister Giovanni Iacono, scendono in campo invece Jaber, Benivegna, Jammet, Angileri, Giardina, Galfano, Erbini, Corso, Russo, Vincenzo, Mistretta, Ogebor. A disposizione di mister Iacono, Furnari, Salvatore Russo, Perrone. Partiti proprio adesso, nel frattempo avanza la Nuova Città di Gela. Ecco, continuiamo le formazioni, Mistretta, Ogebor. E a disposizione nella panchina appunto giallorossa, a disposizione dicevamo Russo, Salvatore, Perrone, Mineo, Sfar, Caroesci, Ferrara, Giacalone, Barbera. Prima azione da palla gol e per poco la Mazarese non va in vantaggio con il numero 19. Erbini per poco non porta in vantaggio la Mazarese, proprio al primo affondo, pallonetto, salva un difensore del Nuova Città di Gela, prima palla gol per la Mazarese, che subito in contropiede dopo un attacco della Città di Gela sono andati vicinissimi al gol i giallorossi, sono partiti molto bene. Ricordiamo appunto, vi stavamo ricordando la terna arbitrale, l'arbitro Pierpaolo Longo di Catania, coadiuvato dagli assistenti Ferrara e Belvedere. Vediamo subito, insomma, la Mazarese subito in avanti, la squadra allenata da Giovanni Iacono, subentrato appunto, questa è la seconda giornata di campionato che vede in panchina fra i giallorossi appunto il mister Giovanni Iacono. Ricordiamo che anche la classifica, ecco, per capire un po' la posizione della Mazarese, classifica che oggi, ecco, visto l'anticipo, visti gli anticipi che ci sono stati, innanzitutto vediamo un po' l'azione della Mazarese ancora in avanti con Erbini, che dimostra insomma veramente di essere tornato ai suoi livelli. Ecco, sentite anche che Giovanni Iacono comincia a impartire istruzioni, la squadra è partita in maniera molto dinamica. Galfano, sicuramente in questo inizio di stagione uno dei migliori fra i giallorossi, ancora Galfano, pallone al centro e la difesa del Gela che spazza in avanti, ma è ancora la Mazarese che è benissimo, la Mazarese, ancora Erbini che Galfano che tenta di servire, Benivegna, pallone in avanti, Angileri, pallone a Gebor, vediamo, benissimo, però viene fermato dalla difesa, ancora conquista palla molto bene Ogbebor e poi guadagna una rimessa laterale e insomma l'inizio della Mazarese lascia presagire una partita importante da parte dei giallorossi, che hanno chiuso nella propria metà campo gli avversari. Bisogna stare attenti adesso, Jammet, bravo, pallone in avanti, ancora
una Mazzarese con una linea verde davvero importante, perché molti di questi ragazzi fanno parte della cosiddetta cantera della giallorossa, ma sono ragazzi che ormai hanno una certa esperienza già nello scorso campionato. Ricordiamo Erbini, ma non solo, i vari Angileri, Perrone. Poi ovviamente ci sono gli uomini di esperienza, a partire da Giardina, anche lo stesso Jammeh, per non parlare di Mistretta, che adesso è proprio lui che impegna di testa il portiere, Di Martino, che ha dovuto fare gli straordinari per togliere dall'angolo il pallone di Mistretta, ma è ancora appunto la Mazzarese che ha guadagnato due occasionissime per portarsi in vantaggio. E la squadra di Giovanni Iagono è partita alla grande. Ricordiamo la scorsa domenica, buono pareggio, ottimo pareggio a Castellammare, una delle squadre rivelazioni, sorpresa di questo campionato. Noi vogliamo, appunto, vi stavamo leggendo un po' la classifica, in considerazione anche di alcuni anticipi che hanno visto appunto l'Enna Calcio avere la meglio sulla Parmanval fuori casa, 1-4-1, e poi lo stesso Castellammare che ha pareggiato 1-1 contro lo Sciacca in casa. L'Enna Calcio 32, Agragas 30, ovviamente in attesa che si concluda poi questa giornata. Don Carlo Misilmeri 29, Profavara 28, Mazara Calcio 25, Unitas Sciacca 23, Mazarese 21 e poi Casteldaccia 19, via via scorrendo fino ad arrivare appunto al penultimo posto, dove c'è la nuova città di Gela con 6 punti. Un po' di statistica così, insomma, per capire un po' il valore delle due squadre in campo. La Mazzarese, sulle 13 partite finora disputate, 5 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, gol fatti 15, gol subiti 10. Mentre il Nuova Città di Gela, 6 punti, una sola vittoria, 3 partite pareggiate, 9 sconfitte, e adesso viene in avanti. 10 gol fatti, ma subiti 23 gol, quindi una differenza reti di 23 meno 23, quindi insomma è evidente la differenza di classifica, ma anche tecnica, fra le due squadre. Adesso vedete un giocatore della Mazzarese per terra, l'arbitro va a sincerarsi delle condizioni, speriamo nulla di grave. È il portiere Keba, che è stato il primo, Jaber Keba, che è stato il primo a... Ma sembra nulla di grave, vediamo un po'. Galfano che si riprende perfettamente, ancora Erbini, bravissimo questa percussione. E dicevamo insomma che Erbini sembra tornato davvero rigenerato, sembra tornato con quel dinamismo che ne ha contraddistinto la scorsa stagione. Vedete Giovanni Iacono che è molto attivo in panchina, che insomma dà molte istruzioni. Ancora è adesso avanti la città di Gela, che cerca di uscire dalla morsa dei giallorossi. Dicevamo che la Mazzarese, dopo la brutta sconfitta di Sciacca, poi nella trasferta successiva a Castellammare, invece col nuovo tecnico, la prima uscita del nuovo tecnico Giovanni Iacono, dopo... Ricordiamo che a Sciacca aveva preso le redini della squadra il dottor Arena, ma ovviamente la sua era un ruolo pro tempore. Dopo l'abbandono appunto di Ignazio Chianetta, ma altri giocatori appunto hanno lasciato in queste settimane il
la Mazzarese, ricordiamo Lupo, ricordiamo anche lo stesso Davide Testa, una squadra che è tornata alla sua linea originale, quella dell'appunto la linea giovane, ma giovani di esperienza, perché questi giovani sono, insomma, hanno già, si sono fatti già le ossa nello scorso campionato, dove che ha visto la Mazzarese finire al quinto posto, quindi insomma in zona, sfiorando proprio la zona playoff, e quindi ecco spazio e fiducia a questa linea, ovviamente con gli innesti di Galfano, Benivegna, giocatori che danno sicuramente quel qualcosa in più, oltre ovviamente a Mistretta, adesso è proprio lui, ma era la posizione di fuorigioco, era evidente, Mistretta tira, speriamo che l'arbitro non estragga il cartellino giallo, ecco, lo va a redarguire dicendo che aveva già fischiato e che doveva fermarsi. L'arbitro, ricordiamo, il signor Longo di Catania. Quando siamo al decimo minuto qui allo stadio Nino Vaccara, 14ª giornata del campionato di eccellenza Girone A, Mazzarese 0, Nuova Città di Gela 0. Però due occasioni importanti per la Mazzarese nei primi minuti, già nei primi minuti, una addirittura nel primo minuto con Erbini, pallonetto che è salvato sulla linea da un difensore del Gela, e poi il gran colpo di testa di Mistretta parato da Di Martino, respinto da Di Martino. Comunque ancora il risultato sullo 0-0, adesso ancora Mistretta entra in aria, pallone bellissimo in aria, il pallone che attraversa tutto lo specchio della porta e viene respinto dalla difesa del Gela. Serviva forse qualcuno a spingerla dentro, comunque insomma gran pallone di Mistretta, ancora una volta le qualità, le doti tecniche, la qualità di Mistretta ha fatto la differenza, è entrato in aria il fantasista e ha messo il pallone al centro. Con difficoltà la difesa del Gela con questa maglia gialla con calzoni neri. Adesso è il numero 6, Wally, indietro a Di Martino. Guarda il piazzamento dei propri compagni, probabilmente opterà per una, vediamo, per una battuta lunga. Guarda lo schieramento ancora dei compagni, parte adesso all'indirizzo del numero 11, Pardo, e adesso il numero 9, Abate, cerca di allargare sulla fascia, non vi riesce, scontro il numero 7 della Nuova Città di Gela, comunque insomma adesso fasi concitate, pallone insomma non messo giù, e alla fine è Giardina, capitan Giardina, a andare verso Galfano, messo giù, e Giovanni Iacono dà istruzioni a Erbini che chiede appunto di andare vicino a Galfano per avere lo scambio e quindi poter scambiare subito il pallone, poter chiudere un eventuale triangolo, quelle prime, le istruzioni insomma. Adesso velo di Giardina, Benivegna, anche lui uno dei migliori certamente di questo inizio di stagione, questo girone di andata, siamo appunto alla penultima giornata adesso il numero 8 Corso, sempre bravo Corso, Gdebor, vediamo Gdebor, pallone in avanti, buono, era buona il tentativo per Mistretta, pallone messo fuori ancora dalla difesa del Gela, ma è ancora la Mazzarese in avanti,
I giallorossi sembrano davvero indemoniati, stanno stringendo il Nuova Città di Gela nella propria metà campo, adesso ancora Mistretta, bene Mistretta, pallone e tenta il tiro appunto sul primo palo, Di Martino appostato, Mistretta cercava un uomo al centro, praticamente tutti coperti, allora ha tentato l'opzione individuale, ma adesso attenzione, ma Giardina con esperienza, con Benevegna, Giardina, attenzione, attenzione perché scatta e trattronato, però insomma vediamo, Giardina ha recuperato, ma l'attaccante, il numero 9 Abate, non è approfittato perché era partito, Giardina aveva chiesto il fuorigioco, ma così non era, secondo noi ha ragione la terna arbitrale, e poi ha tentato di strattonare il numero 9 Abate, che ha continuato la sua corsa ma non è riuscito a chiudere, azione pericolosa, questo dimostra che bisogna stare molto attenti perché insomma bisogna tenere alta l'attenzione. La Mazzarese certamente sta meritando questo vantaggio, però al tempo stesso bisogna stare attenti. Ancora Keba, il portiere Keba, e probabilmente riceve anche una pedata, però insomma pallone in avanti a cercare Erbini, Ogebor che conquista un pallone, ottimo per Galfano, indietro, calma per Benimegna, Giardina, adesso bisogna ragionare un po', bisogna partire però insomma razionalmente, Galfano, bisogna tenere alta l'attenzione, la Mazzarese quando mette il pallone giù è una squadra che riesce a mettere in difficoltà l'avversario, e questo lo dimostrano le percussioni che sono state adesso, buono il tentativo di Galfano per Olgebor, ancora a centrocampo Angileri, cerca un filtrante per Mistretta, chiude la squadra gelese e quindi si riprenderà con una rimessa laterale quando siamo al 15esimo, quasi 16esimo, ancora 0-0 qui allo stadio Nino Vaccari di Mazara del Vallo, possiamo contare due occasioni per la Mazzarese nitide nei primi minuti con Erbini e con Mistretta, ma è poi un'azione pericolosa con Abate, il centravanti Abate della Nuova Città di Gela, che però insomma non è riuscito a tirare pur resistendo alle trattenute dei difensori diciamo giallorossi della Mazzarese. Adesso il Gela ancora in avanti, pallone ribattuto da Jammè, esce Capitan Giardina con la solita calma, pallone per terra, benissimo, pallone per Galfano, Galfano sterza, ritorna sulla parte sinistra, poi pallone per benissimo corso, ancora bravo e bene lo scambio della Mazzarese, ottima questa percussione sulla fascia della Mazzarese con un dai e vai che purtroppo però insomma finisce così perché Erbini nel tentativo di servire si aspettava che lo stesso Galfano fosse più vicino, però il pallone finisce sul fondo e quindi si riprende con una rimessa dal fondo per la Nuova Città di Gela con Di Martino, autore di una prodezza sul, ricordiamo, dopo pochi minuti sul gran colpo di testa di ravvicinato di Mistretta. Comunque insomma la Mazzarese ha finora fatto la partita ed ecco Gebor, ma si alza la bandierina, a quanto pare un fuorigioco di rientro, si trovava alle spalle del difensore avversario quando è partito il lancio e poi insomma è tornato in avanti e il guardalinee hanno visto tutto, quindi hanno ancora uno scambio qui sulla fascia, ancora un
batti e ribatti, però insomma adesso esce fuori la Mazzarese, pallone giù, Galfano per Erbini, Erbini per Mistretta, indietro benissimo per Corso, buon pallone per Ogebor, vediamo se scarica Ogebor oppure entra in aria e invece tenta il tiro, ma il guardalinee aveva ravvisato insomma che il pallone insomma aveva già varcato la linea di fondo e quindi si riprende con un calcio d'angolo per la Mazzarese. Ogebor che poteva certamente scaricare indietro, insomma fare una giocata un po' più semplice, adesso calcio d'angolo battuto dallo stesso. Ecco, ricordiamo anche l'assenza fra i partenti, anche lo stesso ex capitano, appunto Secum. Anche lui fra le fila dell'Accademia Trapani, insieme a Davide Testa. Comunque la Mazzarese sta giocando una buona partita, certo l'avversario occupa il penultimo posto in classifica, però negli ultimi ultime settimane è stato un altro Nuova Città di Gela, messo in difficoltà anche squadre ben più attrezzate, ma oggi la Mazzarese insomma sta facendo davvero la partita, però bisogna stare molto attenti perché insomma soprattutto bisogna concretizzare. Quando siamo al 20esimo, 0-0 allo stadio Nino Vaccara fra SC Mazzarese e Nuova Città di Gela. Pallone indietro per il portiere Cheva, Benivegna guarda il piazzamento dei propri compagni, un cross viene ribattuto al difesa e va avanti, Corso molto e allarga benissimo, è forse un po' troppo lento il tiro, il passaggio, adesso c'è un uomo a terra della Nuova Città di Gela, uno scontro fra Corso. Vediamo l'arbitro che si è ripreso il numero 8, crediamo, vediamo il numero 7, Valenti si era scontrato con Corso, uno scontro fortuito, insomma a centrocampo, niente di grave fortunatamente, adesso brutta palla di Benimegna che insomma cerca un lungolinea che però finisce subito in fallo laterale, riprende il Gela, pallone in avanti, Benivegna ancora in avanti per Mistretta. Adesso però la Mazzarese deve mettere giù il pallone e riprendere adesso Jamais, perde il pallone Jamais pericolosamente, ancora il Gela, e bravo nella diagonale. Russo, e adesso si riprende ancora con le Nuove Città di Gela, numero 4 Messina in avanti, Valenti cerca di servire, vediamo il numero 10 Tomaino, viene fermato, adesso riprende ancora da questa parte con Erbini la Mazzarese, bene Erbini allarga, vediamo, giro al centro per Angeleri, pallone in avanti, troppo lento, Mistretta per Galfano, si porta il pallone sulla fascia,
pallone al centro, buono. Benivegna, stop e poi tiro, insomma. Si sentono appunto le grida di mister Giovanni Iacono, che chiama quasi appunto la giocata ai propri, alla propria squadra, dà istruzioni su alcune giocate che potevano certamente essere fatte diversamente, però insomma la squadra, i giallorossi stanno facendo una buona partita. Adesso vediamo un uomo della città di Gela a terra, vediamo, adesso si è rialzato, è il numero 10 Tomaino. E lui stesso a effettuare la rimessa laterale, pallone in avanti, e fallo laterale per gli ospiti, per Nuova Città di Gela. Quando abbiamo superato la metà del primo tempo, ancora 0-0 qui allo stadio Nino Vaccara, ancora Nuova Città di Gela, pallone in avanti, ma insomma crediamo che sia rimessa dal fondo. Riprenderà con la rimessa dal fondo del portiere Jaber Keba. Chiede ai compagni di salire. Lungo verso Galfano, di testa, anticipa netto difensore, poi Erbini, buono per Galfano. Ottima questa linea Galfano-Erbini, poi ancora Galfano. 24 entra in aria, conquista però un calcio d'angolo. Sta funzionando la linea Galfano-Erbini, serve un po' più di precisione, però diciamo che i meccanismi da questa parte funzionano certamente e la Mazzarese si presenta pericolosamente sempre in area del Nuova Città di Gela. Adesso altro calcio d'angolo, stavolta corto, Aguebor per in avanti, pallone in avanti. E poi Angileri dotato di un buon tiro, e ancora Di Martino su tiro ravvicinato di Mistretta. Di Martino respinta sul tiro di Angileri da parte della difesa del Nuova Città di Gela, e poi pallone finisce a Mistretta, che da distanza ravvicinata, diciamo era proprio nell'area piccola, ecco, aveva tutta la porta a disposizione, ha tirato un tiro forte, ma bravo Di Martino a respingere in calcio d'angolo. Ancora occasionissima, un'occasionissima per la Mazzarese. Il risultato non si sblocca, però insomma i giallorossi ci vanno molto vicino, bisogna un po' più, soprattutto in questa occasione bisognava sfruttarla davvero meglio, probabilmente serviva appoggiarla, metterla più bassa, visto che davanti al portiere Mistretta. Ovviamente sono ragionamenti che si fanno, e adesso ancora la Mazzarese ha sfiorato ancora il gol. Comunque ecco, colleziona un'altra palla gol la squadra di mister Giovanni Iacono, che meriterebbe a questo punto il vantaggio, certamente. Però bisogna stare attenti, perché insomma soprattutto bisogna essere precisi. Anche i mondiali in Qatar in corso stanno dimostrando come non sempre appunto costruire diverse palle gol insomma poi porta alla vittoria, perché poi ovviamente bisogna concretizzare. Spesso è capitato appunto che squadre, vedi anche la stessa Inghilterra contro la Francia, costruendo tantissimo, eppure attenzione, eppure poi al minimo errore insomma si paga
quindi bisogna concretizzare, e d'altronde questa è la legge più antica del calcio, no? E quindi la Mazzarese sta costruendo davvero tanto, occasioni poi sotto porta, quindi anche abbastanza nitide, ben costruite. Attenzione, Benimegna al volo, pallone in avanti, Mistretta, buona la sua partita. Certo, gli manca il gol in due occasioni, ancora Mistretta, buono il numero 10 che sta dando veramente quel valore aggiunto in avanti, importantissimo. Insomma, gli manca soltanto il gol, però dimostra davvero di essere un giocatore di categoria. Attenzione, l'arbitro Longo che insomma richiama un po' i giocatori. Cambio. Bisogna stare attenti anche in questo, questi sono dei fondamentali. Bisogna stare attenti, non si può regalare una rimessa laterale agli avversari così in maniera gratuita. Adesso è Angileri, attenzione, Angileri che è stato autore di un tentativo, di un tiro, sulla cui respinta poi ha avuto l'occasione Mistretta ancora, e l'arbitro fischia un fallo, vediamo, e ammonisce l'arbitro. Ha ammonito Erbini per simulazione, ma insomma, a noi è sembrato quantomeno, ecco, poteva non, certamente non fischiare, ma la simulazione non la ravvisiamo, ecco, potevi non fischiare il fallo, ok, ma non crediamo che Erbini si sia buttato per simulando, almeno da qui. Ci è sembrato evidente, poi ovviamente almeno l'arbitro poteva lasciare correre, invece addirittura è andata ad ammonire Erbini quando siamo al 30esimo, 0-0 allo stadio di Nova Cara fra SC Mazzarese contro Nuova Città di Gela. Adesso gli ospiti che cercano di hanno tentato qualche contropiede. Però, a parte un tentativo di abate, sicuramente su una distrazione, però insomma, poi per il resto, normale amministrazione per la difesa della Mazzarese, niente di preoccupante. Comunque, bisogna stare attenti. Certo, la partita è lunga. Ma bisogna mettere dentro i palloni a disposizione, i palloni, le occasioni create. Ancora in avanti per Keba, pallone in avanti per Ogebor che ingaggia un duello in velocità. Corso, recupera un buon pallone Ogebor, lo serve, lo scarica per Galfano. Vediamo Galfano, tenta la sortita, no, invece serve Erbini, ancora Galfano, Erbini. Poi Corso, ancora Galfano, vediamo, e perde il pallone e poi commette fallo. Bisogna essere più veloci nel chiudere queste triangolazioni, quantomeno mettere la palla al centro e provare quindi a portare più pericoli dentro l'area del Gela. Sembrato veramente sembrato che si potesse fare di più in questa circostanza. Adesso ancora Galfano, numero 4 Messina in avanti, fanno buona guardia sia Giardina che Jammeh, che consentono al portiere Keba di poter prendere la sfera, indirizzarla verso Mistretta anticipato. Adesso esce fuori il Nuova Città di Gela, ancora in avanti verso Tomaino. Viene benissimo anticipato da Giardina, con mestiere davvero, con mestiere. Ogebor, anche lui sta giocando una bella partita.
pallone in avanti e poi palla che finisce fuori dal fondo, portiere Keiba. Insomma, una partita che la Mazzarese, soprattutto nei primi 20 minuti, ha portato baricentro molto alto, costruendo diverse occasioni. Adesso ancora Erbini, buono il pallone, però non filtra. Adesso invece si gioca più a centrocampo. E il pallone per il Lumicetto Maino, ancora pallone per il numero 11 Pardo e poi Valenti. E si lamentano i giallorossi per secondo appunto i giocatori giallorossi ci sarebbe stato un fallo di mano da parte nell'avvio dell'azione da parte appunto degli ospiti, poi probabilmente anche un fuorigioco non visto, ma insomma adesso così, insomma, rimessa e fallo, quindi punizione. Galfano, attenzione, perché Iacono chiama i suoi alla calma, a ragionare un po'. Bisogna sfruttare bene anche pallone buono di Corso e i difensori del Gela sono rimasti lì a guardare questo pallone che attraversava l'intero specchio della porta, però gli attaccanti del giallorossi nessuno si è inserito, perché il pallone era davvero, anche lo stesso portiere Di Martino non è uscito, quindi insomma era un'occasione davvero importante. Siamo al 35esimo, quasi 36esimo, 0-0 stadio di Nova Cara fra SC Mazzarese e Nuova Città di Gela. Si chiama un fallo, ma niente di. Angileri, la buona pressione, buono il pallone di Angileri per Ogebor, bellissimo questo pallone, vediamo come lo gioca Ogebor, entra in aria, serve, ancora Mistretta, pallone alto, bisogna capitalizzare perché ecco, è rimasto troppo sotto, corpo troppo all'indietro, il pallone si è alzato. Bisognava, ecco, il corpo troppo all'indietro e il pallone finisce sopra la traversa della porta difesa di Martino dopo una bellissima incursione di Ogebor, lanciato molto bene da Angileri. Era bella questa azione della Mazzarese, non sfruttata a dovere. Adesso si scontrano. Mistretta giù, viene fuori la velocità di Gela, ma è sempre la Mazzarese. Adesso con buono questo Galfano tenta una diagonale un po' troppo lenta. Fallo laterale, Galfano, Angileri, colpito dal numero 11 Pardo. A nostro modo di vedere questo intervento, a nostro modo di vedere, ecco, certamente meritava un'ammonizione, perché insomma è andato in gioco pericoloso. Se la misura è l'ammonizione
ad a Erbini prima per simulazione. Crediamo che questa sia, insomma, una, credo che sia un intervento da redarguire, appunto, e da un intervento da giallo. Vediamo se l'arbitro Longo chiede al giocatore, al numero 11 Pardo, di uscire fuori dal campo. Ancora uno duello. Galfano, corso, pallone al centro per Ogebor, indietro, pallone ancora per Mistretta, tiro di Mistretta e finisce di poco al lato, quasi all'incrocio dei pali. Sfortunato ancora una volta il numero 10 della Mazzarese. Ancora un'altra azione pericolosa della Mazzarese quando siamo al 39esimo, 0-0 fra Mazzarese e Nuova Città di Gela. Però, insomma, le occasioni qui allo stadio Neovaccara fioccano per i giallorossi. Jammet di testa, Abate, corre Nuova Città di Gela, esterno, cercare numero 8, e poi la Mazzarese che esce, ancora Messina, pallone verso Pardo ma viene anticipato da Galfano, lancia Mistretta, vediamo, anticipato Mistretta con la diagonale d'uscita, Benimegna, attenzione, bene, corso. Adesso ragionano i giocatori giallorossi. Erbini ancora su Galfano, pallone al centro, Ogebor, l'arbitro non ravvisa, a nostro modo di vedere fa bene, non era un intervento da rigore, insomma non c'erano gli estremi, a nostro avviso, difensore è andato per anticipare, non è... pallone al centrocampo, adesso ancora la Mazzarese, Galfano, Mistretta, fuori gioco di rientro, lo stesso Mistretta, insomma... Buona la prova di Mistretta, anche se certamente all'attivo tre occasioni nitide per portare in vantaggio il numero 10, avrebbe potuto portare in vantaggio in ben tre occasioni la propria squadra. Attenzione per Gela e pallone, insomma, in diagonale. Centravanti Abate ha tentato, pallone lento che è controllato da Keba, però azione pericolosa, insomma, dicevamo, bisogna stare molto attenti. E adesso vediamo un pallone, si chiede un pallone. Pallone per Pardo, scambia per il numero 8. È chiamato il fuorigioco, giustamente. Abate era finito in fuorigioco. Su servizio di Turrisi, il numero 8, Giardina per la Mazzarese,
Jamais, portiere Keiba, pallone girato da questa parte, attenzione per Benimegna. Benimegna per Galfano, affermato da Messina, affrontato Mistretta, Erbini, converge al centro, pallone per Corso allarga dall'altra parte per Russo al centro per Angileri allarga a sinistra per Galfano, fa circolare il pallone la Mazzarese. Galfano, pallone al centro, forse si aspettava che Mistretta aggredisse il pallone. E Di Martino fa sua la sfera e sta per riprendere il gioco quando siamo al 44esimo. Ancora un minuto, ma insomma vediamo che ci sarà pochissimo da recuperare perché non si è perso molto. Non crediamo che a questi livelli ci siano le stesse direttive che abbiamo visto appunto ai mondiali, dove viene recuperato il tempo effettivo. È lo stesso Iacono che ha chiamato la rimessa laterale, nel senso che è lui che ha organizzato questa rimessa laterale, chiedendo a Erbini di andare a riprendere questo pallone, a Galfano di battere. Adesso, proprio puntuale, dicevamo, al 45esimo, l'arbitro manda tutti negli spogliatoi, quindi primo tempo 0-0 fra Mazzarese e Nuova Città di Gela, tutti negli spogliatoi. Si riprenderà appunto dopo un meritato riposo. Cari sportivi, benvenuti, ben ritornati appunto qui dallo stadio Nilo Vaccara di Mazara del Vallo. SC Mazzarese contro Nuova Città di Gela, partita valevole per la 14ª giornata del campionato di eccellenza Girone A. Dopo i primi 45 minuti il risultato è ancora fermo sullo 0-0, ma la Mazzarese ha costruito almeno 5 palle gol e insomma qualcuna anche sprecata, se vogliamo, e quindi si riparte dallo 0-0, una partita abbastanza insomma giocata a buon ritmi. Adesso vedete, l'arbitro fa riprendere il gioco, vediamo adesso, tutto pronto, partiti proprio adesso, secondo tempo. Dicevamo appunto la Mazzarese che primo tempo ha costruito almeno 5 palle gol nitide per poter andare in vantaggio, alcune di queste proprio sprecate, un'altra parata del portiere Di Martino, però insomma la Mazzarese, giovani guidati da mister Giovanni Iacono, hanno in pratica dominato la partita, ma purtroppo ancora 0-0. Vediamo adesso Russo, pallone in avanti a cercare gli attaccanti, Galfano, Corso, Erbini, vediamo Erbini, ancora Galfano, pallone al centro, numero 7 Valenti allontana, e ancora la Mazzarese in avanti per Corso. Corso indietro col tacco, pallone per esce Di Martino che anticipa Mistretta. Ogebor, uno dei migliori certamente del primo tempo, grande dinamismo, e adesso Jamais. Esce Jamais con l'assoluta calma, passaggio per Galfano, Erbini Galfano, affrontato il numero 24, viene messo giù,
quindi calcio di punizione da posizione sì defilata, però pericolosa. Vediamo se la Mazzarese saprà sfruttare questo calcio di punizione. Ricordiamo che gli ospiti hanno avuto un paio di occasioni, insomma, non pericolosissime dalle parti del portiere Keba, ma ecco, niente di così pericoloso. Tutto pronto per il calcio di punizione. Pallone per Mistretta, che insomma non riesce a colpire bene. Poi Angileri, ancora ribattuta dalla difesa del Gela. Ancora Angileri, pallone indietro per Giardina. Giardina cambia ancora una volta per Corso. Corso Erbini. Angileri, bene. Jamais allarga per Ogebor, sovrapposizione, vediamo. Ogebor per Erbini, pallone a centro, ancora Jamais, stop Jamais Angileri, pallone finisce in fallo laterale. Comunque la Mazzarese riprende da dove aveva finito il primo tempo, cioè in avanti sulla metà, nella metà campo del Gela. Jamais ancora in avanti per Mistretta. Angileri, Russo, bene, bene Russo. Mistretta, Angileri che distribuisce bene i palloni per Galfano. Galfano fa circolare molto bene il pallone la Mazzarese. Benivegna, pallone per Russo e poi per Ogebor, ma si alza la bandierina. Ogebor è terminato in fuorigioco. Buona circolazione di palla da parte della Mazzarese, che cerca di avvolgere il Gela nella propria area di rigore per poi tentare delle sortite in aria. Adesso è Di Martino con i piedi verso Pardo, che fa partire Abate, ma insomma Jamais è lì, è insuperabile. Ogebor con l'esterno tenta, e ancora Russo, bene per Angileri. Angileri, buono il pallone di Angileri, un bellissimo taglio di Angileri per Erbini. Erbini entra in aria e poi colpisce, chiude troppo Erbini, insomma poteva giocarla certamente meglio, poteva scaricare Angileri. Sta giocando una bella partita il numero 14, il giovane numero 14 della Mazzarese, anche lui una bella stagione, anche con qualche gol pure. Pallone lanciato in avanti a Ogebor a cercare Galfano, troppo lungo. Quando siamo al quinto minuto del secondo tempo, ribadiamo il punteggio qui allo stadio Nino Vaccara, ancora fermo sullo 0-0 fra SC Mazzarese e Nuova Città di Gela. Rimessa laterale per il Nuova Città di Gela. Abate difende il pallone, indietro, pallone verso il 3, Piazza. Piazza, pallone in avanti, attenzione, bravo. E l'arbitro vede un giudica volontario il passaggio di Giardina per il portiere, ma il nostro modo di vedere, Giardina voleva chiudere il pallone sul calcio d'angolo, ma
L'arbitro l'ha giudicato un passaggio per il portiere, per Keba, e quindi ha fischiato questo calcio di punizione in aria. Mentre il tecnico ospite Andrea Pensabene vecchia conoscenza del calcio del calcio locale, insomma, proprio al vertice della adesso stiamo riprendendo con vertice dal vertice proprio dell'area piccola, calcio di punizione molto pericoloso per Nuova Città di Gela. Tutto pronto, Piazza e poi il centravanti, l'arbitro, insomma. Però l'arbitro comincia a uscire dai cartellini, insomma, non riusciamo a capire queste decisioni, insomma. Addirittura costretti a stare sulla linea di porta quasi, insomma. E con le Nuove Città di Gela che si lamenta, insomma, è l'arbitro Longo. Certamente già la decisione non era, era alquanto dubbia, ma insomma davvero indecifrabili alcune decisioni. Viene ribattuto il tiro, insomma, ma veramente non riusciamo a capire alcune decisioni indecifrabili a nostro modo di vedere. Adesso viene fischiato un fallo laterale che, insomma, probabilmente la palla era ancora non del tutto uscita, però insomma due ammonizioni beccate appunto dalla Mazzarese. Piazza, e adesso un uomo a terra, il numero 10, Tomaino, e chiedono l'intervento dei sanitari quando siamo all'undicesimo minuto del secondo tempo. 0-0 ancora fra Mazzarese e Nuova Città di Gela. Piazza,
pallone in aria, toccato, toccato da un difensore della Mazzarese. E quindi calcio, si riprende con un calcio d'angolo. Calcio d'angolo per Nuova Città di Gela, ancora Piazza, pallone lungo, vediamo Modugemè, pallone fuori, rimessa dal fondo per la Mazzarese. Nuova Città di Gela dopo i primi minuti, dopo aver subito la pressione della Mazzarese nei primi minuti di questo secondo tempo, è uscito guadagnando anche un calcio di punizione pericoloso al limite dell'area per un presunto passaggio all'indietro al portiere, così ha giudicato l'arbitro Longo. Poi nel corso, appunto, nelle fasi pre-battuta, addirittura due ammoniti per la Mazzarese. Adesso parte Piazza, pallone in avanti per Abate, ma la bandierina del guardialine si era alzata, quindi insomma era stato lasciato in fuorigioco il centravanti del Nuova Città di Gela. Adesso ancora la Mazzarese, pallone in avanti, Ogebor per Mistretta, si gira Mistretta e l'arbitro, insomma, il fallo era evidente, insomma è stato toccato, però non riusciamo a capire alcune decisioni, onestamente. Non è... pallone in avanti, ancora il pallone per Abate, il centravanti del Nuova Città di Gela, Russo, Ogebor a cercare Mistretta, pallone troppo alto, per poco non interviene Erbini per rubare il pallone, ma insomma non riesce. Benivegna adesso in fasi un po' confuse del match, però insomma bisogna stare attenti, bisogna mettere giù il pallone e giocarlo. Cerca di venire fuori anche il Nuova Città di Gela, forse ha preso un po' di coraggio e adesso viene in avanti la squadra ospite, che ricordiamo occupa la penultima posizione in classifica. Piazza era al di là dei difensori della Mazzarese. Adesso si sta preparando un cambio per la Mazzarese, è pronto il giovane Perrone, centravanti di movimento, insomma crediamo che sia proprio lui. Vediamo se sta per entrare Perrone. Entra Perrone ed esce Angileri. Quindi insomma cambia qualcosa, perché crediamo adesso che c'è un cambio, si passa con una difesa a tre, al centro Benivegna con Jamè Giardina, una Mazzarese a trazione ancora più anteriore. Con Perrone in avanti a dare ancor più densità all'attacco giallorosso.
Vediamo se questo cambio di Iacono produrrà gli effetti sperati. Piazza, ancora la Mazzarese, pallone però portato in avanti dal Gela, dal numero 10 Tomaino, che viene messo giù. Quando siamo al 17esimo, 0-0 fra SC Mazzarese e Nuova Città di Gela. Si riprende con questo calcio di punizione per Nuova Città di Gela, proprio nel cerchio di centrocampo. Messina, pallone in avanti a cercare Pardo, anticipato. Poi non si capiscono i giocatori della squadra ospite, però insomma è ancora la Mazzarese, cerca di venire fuori. E poi fallo laterale conquistato. Pallone in avanti a cercare Mistretta, anticipato, no. Benimegna, viene giudicato falloso il suo intervento sul centravanti Abate. E ancora calcio di punizione per il Nuova Città di Gela, pallone in avanti per Piazza. Piazza supera Ogebor, pallone al centro, attenzione, in due tempi. Keba fa su il pallone e rilancia subito verso Mistretta. Adesso pallone, insomma, bisognerebbe mettere giù il pallone. La Mazzarese, se mette giù il pallone, gioca e può mettere in difficoltà gli avversari. Attenzione, bene messo giù questo pallone, diagonale verso Perrone, pallone troppo lungo. Pallone troppo lungo, adesso il Nuova Città di Gela, pallone ancora in avanti a cercare il suo centravanti, anche Pardo, sono sempre, quei due sono sempre lì, bisogna stare attenti. Adesso è pericolosa la Nuova Città di Gela, il pallone in avanti è il numero 7 Valenti, pallone indietro per il numero 10 e poi Piazza, ma insomma c'era una posizione di fuorigioco, ma bisogna stare molto attenti. Riparte la Mazzarese perché il Nuova Città di Gela ci sta provando, bisogna essere più precisi. E adesso si può ripartire nuovamente con Russo, converge al centro, apre Russo per Ogebor, vediamo se raggiunge il pallone. Sì, Ogebor raggiunge il pallone, pallone in aria e per l'arbitro non c'è stato nessun fallo di mano, ma insomma il tiro, crediamo, di Perrone. Altra occasione per la Mazzarese, fallita però, perché da quella posizione, insomma, al di là o meno, non riusciamo da qui a capire se fosse stato un fallo di mano, ma è stato chiamato veementemente dagli uomini dalla squadra di Giovanni Iacono, ma dagli attaccanti, ma ovviamente non riusciamo a capire se cosa sia successo. Sta di fatto però era una buona occasione che poteva essere ancora una volta sfruttata meglio, un buon lancio per Ogebor messo al centro, insomma. E adesso ancora un'occasione quindi si riprende con una rimessa dal fondo con Di Martino,
che insomma ha mostrato molta attenzione. Pardo, attenzione per Piazza, il numero 3 sempre molto dinamico. La Mazzarese cerca di uscire, fallo del numero 10 Tomaino. L'arbitro va a chiedere la distanza, rispetto alla distanza riparte nuovamente, pallone troppo lungo, bisogna ecco calibrare bene i palloni, pallone troppo lungo, c'erano gli spazi per poter rendersi, per potersi rendere pericolosi, insomma, perché c'erano veramente gli spazi. Questa è stata anche questa una buona occasione per poter portare azione pericolosa. La Mazzarese è ancora in avanti alla ricerca del gol quando siamo a metà del secondo tempo. Adesso Galfano, Erbini, in questo secondo tempo da quella parte si è visto di meno, sono viste meno azioni da quell'altra parte, insomma, quindi pallone in avanti per Abate, che insomma su colpo di testa viene però ripreso da Galfano. Adesso è sempre la Mazzarese in avanti, vediamo, pallone per Mistretta scarica per Perrone, non ci arriva, fa buona guardia il numero 5 Rechichi, pallone avanti per Pardo per Abate. L'arbitro però vede, anzi il guardaline vede un fuorigioco, era già di partenza da parte di Abate, è stato il numero 5 Angelo Rechichi a portare il pallone in avanti. Piazza anticipa Ogebor, ancora Ogebor, pallone in avanti, e Wally, Benivegna, Giardina e Galfano. Erbini, vediamo, Erbini cerca di servire Perrone, Galfano gira al centro, corso, pallone in avanti a cercare Ogebor, stop il pallone, bene Ogebor, guadagna un fallo laterale. Jabè, Ogebor, un tacco per chiudere il triangolo, ancora Ogebor e poi insomma viene messo giù, ma il pallone era già finito fuori. L'arbitro chiede a Jamè di rientrare. Wally e Jamè si chiariscono. E si riprende con questa rimessa dal fondo per la Nuova Città di Gela al 25esimo, 0-0 allo stadio Nino Vaccara fra Nuova Città di Gela e fra Mazzarese e Nuova Città di Gela. Ancora Ogebor tenta di dare un pallone in avanti, insomma una fase di gioco abbastanza confusa con le due squadre che non riescono, soprattutto la Mazzarese non riesce più a dare fluidità a quella manovra e a trovare quei passaggi importanti per portare. Adesso attenzione, e calcio d'angolo, conquista un calcio d'angolo la Mazzarese. Calcio d'angolo, Ogebor alla battuta. Vediamo Ogebor, pallone battuto ed è rimessa dal fondo. Un tocco probabilmente di Galfano. Rimessa dal fondo per la Nuova Città di Gela.
la Mazzarese avrebbe bisogno di una maggiore spinta. Attenzione, fallo fischiato a favore del Nuova Città di Gela per un tocco, per un intervento di Giammè sull'attaccante Abate, che si lamenta, fa gesti. Adesso Abate si è alzato, niente di grave, soltanto uno scontro duro fra i due giocatori. Adesso il numero 10 Tomaino, pallone in avanti, a cercare i due attaccanti della Nuova Città di Gela. Adesso riparte in avanti con Perrone. Perrone, pallone al centro, Russo, pallone per Ogebor, tiro e gol! E gol! E gol! Ogebor! Ha portato in vantaggio la Mazzarese. Al 28esimo del secondo tempo cambia il punteggio qui allo stadio Nino Vaccara. Mazzarese 1, Nuova Città di Gela 0, ha segnato Ogebor. Diacono. E adesso arriva un cambio, esce il numero 8 Turrisi, entra il numero 15 Montagno. Montagno, subito sostituzione di mister Pensabene dopo lo svantaggio. Ricordiamo al 28esimo la Mazzarese è andata in vantaggio con Ogebor, che ha sfruttato un diagonale da parte di un e qui insomma esploso un pedardo, insomma, che ci ha quasi storditi. Comunque, insomma, si riprende il gioco, dicevamo, insomma, è stato bravo Vincenzo Russo a servire Ogebor, che con un tiro in diagonale ha superato Di Martino, portando in vantaggio la Mazzarese. Dobbiamo fare un computo delle azioni e di quanto ha prodotto certamente la squadra di Iacono, è un vantaggio abbastanza meritato. Adesso però bisogna stare attenti, perché insomma la Nuova Città di Gela insomma reagisce. Adesso arriva un cartellino giallo all'indirizzo di un giocatore del Nuova Città di Gela, al numero 7 Valenti. Numero 7 Valenti viene ammonito. Quando siamo al 31esimo allo stadio Nino Vaccara, SC Mazzarese 1, Nuova Città di Gela 0, in virtù del gol al 28esimo di Ogebor, che ha portato in vantaggio i giallorossi su un passaggio di Vincenzo Russo, bravo con quella diagonale a servire
l'attaccante esterno adesso Keba. Pallone portato per terra precauzionalmente. E adesso Keba chiede ai suoi compagni di uscire. Pallone a Ogebor, bravissimo a eludere, ancora certamente uno dei migliori, se non il migliore appunto della Mazzarese, Ogebor, sempre pericoloso. Questo secondo tempo abbiamo notato però meno fluidità sulla fascia sinistra dove operano Erbini e Galfano, che nel primo tempo avevano messo molto in difficoltà la difesa giallonera. Adesso esce bene Erbini per Ogebor. Benimegna alla rimessa laterale, pallone per Erbini, Erbini indietro per Giardina, vediamo capitano Giardina, Galfano, ancora Giardina, bisogna stare attenti adesso anche a gestire questo vantaggio, ma è adesso ed è stato lo stesso Russo che ha tentato ancora una volta di servire Ogebor, ma stavolta il suo lancio in diagonale, Ogebor non era partito ed era ancora più profondo, quindi insomma il lancio, quindi impossibile per Ogebor di poter raggiungere. Attenzione, Ogebor che ha segnato al 28esimo e porta proprio la maglia numero 28. Insomma, è una bella curiosità questa, no? Al 28esimo del secondo tempo, proprio lui che porta la maglia numero 28, era scritto nella maglia il minuto del gol. Insomma, era destino che segnasse proprio al 28esimo. Insomma, una bella curiosità che ci fa sorridere qui in regia. Adesso si riprenderà con una rimessa laterale quando mancano 10 minuti, un secondo tempo un po' più vivace, certamente meno bello da un punto di vista di gioco, perché molto, ecco, il gioco è mostrato molto più spezzettato, si sono viste meno trame di gioco, soprattutto da parte della Mazzarese. La Nuova Città di Gera poi insomma ha cominciato anche a crederci di più, ma i giallorossi hanno trovato il gol importante con Ogebor al 28esimo. Attenzione, un'indecisione di Jamé, Giardina è lì e permette a Keba di poter far sua la sfera e poter prendere il pallone. Keba con i guantoni e scarpe insomma di un arancione fosforescente. Ancora Ogebor, un bel tiro, aggancio e tiro di sinistro che termina non molto fuori dallo specchio della porta, difesa da Di Martino. Ancora una bella iniziativa di Ogebor. Pallone in avanti, si sta muovendo anche tanto il nuovo entrato Perrone, che sta dando una mano
a Mistretta, adesso il numero 15 è benissimo, l'entrata aggressiva ma regolare da parte del adesso non riusciamo a capire, insomma ha ammonito Jammet per questa entrata, ma sì, è scivolata, però insomma ha colpito il pallone, noi probabilmente l'ammonizione è arrivata appunto per un gesto successivo alla scivolata da parte di Jammet, probabilmente perché ha allontanato il pallone, quindi non consentendo subito agli ospiti di poter riprendere il gioco, e quindi questo è stato da qui l'intervento con il cartellino giallo da parte dell'arbitro, signor Longo di Catania. Si riprende con una rimessa laterale per il per Nuova Città di Gela, esce per Ogebor, pallone in avanti dato bene per ancora Ogebor con Mistretta controlla, pallone a cercare l'arrivo, sono in due lì Ogebor e Mistretta, pallone in avanti Ogebor, ancora indietro e per poco non raggiunge il pallone a Galfano, che però commette il fallo, insomma comunque una buona azione della Mazzarese, molto pericolosa. Quando siamo al 38esimo, 1-0 scusate, fra SC Mazzarese e Nuova Città di Gela. Ricordiamo il gol al 28esimo Ogebor sul servizio di Vincenzo Russo. Al 28esimo, adesso un cambio, esce Mistretta ed entra il numero 27 Ferrara. Mistretta insomma ha avuto diverse occasioni per segnare anche da distanza ravvicinata. Insomma, poteva fare certamente meglio il numero 10 della Mazzarese, ma a volte sono giornate così storte, insomma, Mistretta è stato autore anche di gol apprezzabili, ben più difficili rispetto appunto a quelle occasioni avute quest'oggi, però adesso in avanti e si lamentano di un giocatore della Nuova Città di Gela che era fuori ed è entrato senza probabilmente chiedere all'arbitro il permesso e ha interrotto un'azione della Mazzarese e anche qui dagli spalti insomma si rumoreggia, perché l'arbitro a nostro modo di vedere insomma non è che stia dirigendo proprio bene la partita, insomma non lo diciamo con tutta onestà, alcune decisioni ci stanno sembrando un po' dubbie. Servirebbe anche da parte sua un po' di attenzione, insomma. Adesso il numero 3 Piazza, messo giù, insomma toccato. Toccato e siamo al 41esimo, 1-0 per la Mazzarese, ancora qualche minuto e poi vedremo il recupero, perché ci sarà, crediamo, un recupero molto più consistente rispetto a quello del primo tempo. Le azioni d'altronde, il gioco è stato parecchie volte interrotto durante questo secondo tempo e quindi crediamo che ci sia un recupero ancora maggiore rispetto al primo, dove insomma pochi secondi dopo il 45esimo. Adesso vediamo Piazza e il numero 10 Tomaino sul pallone. Tomaino parte, ma Keba insomma non ha nessuna difficoltà sopra il pallone.
Keba, rinvio lungo a cercare gli attaccanti. Ferrara, il numero 27, poi viene bravo Corso a rubare un pallone, pericolosissimo, e poi tenta addirittura il tiro da lì. Corso ha visto lo spazio, ma il tiro è stato ribattuto. Si scusa con Gebor, che è andato da quell'altra fascia. E adesso un nuovo cambio, vediamo, esce il numero 6, entra il numero 16, vediamo il... Esce il numero 7, crediamo. Abeca, 7. Esce Valenti ed entra Abeca quando siamo al 42esimo, già insomma metà del 42esimo, quindi Ferrara, pallone in avanti per bravo Perrone, ancora Perrone, si incunea in mezzo a due difensori e guadagna, bravissimo Michele Perrone, guadagna un ottimo calcio d'angolo, fa salire la squadra, fa rifiatare, guadagna secondi preziosi. Calcio d'angolo, Ogedbor è venuto da questa parte insieme a Corso, attenzione, insomma arbitro ha fischiato. Fallo. Fallo. Fallo su Erbini. Piazza si lamenta con i suoi compagni, il numero 3. Crediamo il migliore dei suoi. La squadra ospite. È stata una spina sul fianco. La difesa ancora è fallo conquistato. Erbini, crediamo Erbini sia stato Erbini a conquistare questo interessante calcio di punizione che fa guadagnare anche qualche minuto. Siamo quasi al 45esimo, fra poco vedremo l'entità del recupero e comunque insomma la visibilità si è molto abbassata qui allo stadio Nino Vaccara. Ricordiamo il punteggio: SC Mazzarese 1, Nuova Città di Gela 0. Ogebor, pallone indietro, Erbini, Galfano, la Mazzarese mantiene lì da quelle parti il pallone per far trascorrere i minuti e guadagna anche un fallo laterale, ancora questo prezioso. 4 minuti di 4 minuti di recupero. Ecco, ci aiuta anche la regia, insomma, il 4 minuti di recupero. Quindi, insomma, si mischia da quelle parti, ne esce fuori la Mazzarese, ma l'arbitro è rimessa laterale sempre per la Mazzarese comunque, quindi si rimane lì, minuti secondi preziosi. E adesso insomma pallone fuori, rimessa laterale per Nuova Città di Gela, ma adesso un cambio, un ulteriore cambio, vediamo quando uscirà fuori il pallone la Mazzarese opererà un nuovo cambio. In frattempo in avanti il Gela, ma insomma pallone fuori, adesso sta per entrare il numero 20, Sfar, e vediamo chi uscirà. Sta per uscire il numero 17, Russo, ed entra Sfar col numero 20. Esce Russo, entra Sfar. Addirittura Russo, l'arbitro ha preteso che uscisse dall'altra parte. Insomma, quindi... Ha
Spar che è andato, va a aiutare un po' la retroguardia giallorossa in questi ultimi secondi, perché insomma mancano 2 minuti alla fine anche del supplementare. Attenzione, adesso Corso, pallone fuori, quindi rimessa dal laterale per Nuova Città di Gela. Si sgola Iacono chiedendo ai suoi di tenere le posizioni. Vediamo se Ceba, ecco, e ce la fa, insomma Ceba capisce tutto, capisce la direzione del pallone. Siamo quasi al 48esimo, ancora un minuto da giocare. Sheba, ultima tentativo probabilmente per Nuova Città di Gela, pallone in avanti, anticipo ed esce fallo, insomma questo è brutto. A nostro avviso ci sta anche l'ammonizione. Se vogliamo utilizzare lo stesso metro di misura che ha utilizzato l'arbitro Longo, questa invece no. L'arbitro non estrae nessun cartellino. Erbini è stato affrontato a nostro modo di vedere fallosamente. Aveva anticipato nettamente il suo avversario e invece insomma non fallo laterale. Ancora qualche secondo, è quasi scaduto il 49esimo e quindi l'arbitro qualche secondo e insomma dovrebbe fischiare la fine di questa partita. Vediamo, attenzione, ancora la Mazzarese, pallone indietro, in avanti a cercare portiere Di Martino, anticipa l'attaccante Galfano, pallone in avanti, Benivegna, bene di testa, rimesso, fallo laterale, ancora l'arbitro non fischia. Abbiamo superato il 49esimo, quindi oltre 4 minuti di recupero, ancora insomma l'arbitro non fischia, insomma forse vuole recuperare la sostituzione fatta dalla Mazzarese, chi lo sa. Pallone in avanti, pericoloso, fuori gioco, si ferma fuori gioco e con questo arriva il triplice fischio dell'arbitro Longo che decreta la vittoria della Mazzarese. SC Mazzarese 1, Nuova Città di Gela 0, 1-0, 1-0, gol al 28esimo di Hogdebor sul passaggio di Vincenzo Russo al 28esimo, quindi ribadiamo qui allo stadio Nino Vaccara per la 14esima giornata di campionato di eccellenza, la SC Mazzarese batte Nuova Città di Gela 1-0. Al 28esimo Hogdebor. A tutti voi buona continuazione, cari sportivi.